Ok, riprendo la registrazione e ora vediamo un po' insieme l'andamento di queste che non sono, dal punto di vista matematico, queste non sono più funzioni, sono sequenze, no? Perché, diciamo, siamo nel discreto. Allora, lambda elevata alla k con lambda maggiore di 1 è banalmente una potenza di un numero maggiore di 1 che quindi diverge, quindi lo metto qui sul piano complesso e semplicemente se vedete ho cambiato la tipologia diciamo di plot proprio per rappresentare quello che avevo anche detto prima nello spazio delle fasi. Qua il tempo non ha unità di misura, quando io sono nel discreto il tempo sono campioni, ok? E fra un campione e l'altro semplicemente non è definita la mia equazione di differenze, per cui non devo disegnare nulla. Con questo, diciamo, tipologia, opzione, diciamo, della comando plot, io rappresento questo concetto. Quando lambda vale 1, banalmente, sto disegnando una costante nei vari campioni e questo è il disegnino. Il mio parte da 1. Non ho sentito, io scusa. Parte Prima parte da 1. da 1 anche se non si vede perché qua è 10.000. Dovrei, questi disegni sì, forse li dovrei rifare. Anche perché poi magari ci metto parte reale e immaginaria qua. Va bene. Quindi qui, vabbè, rimane 1, parte a 1 e rimane 1. Ora qui abbiamo il caso, diciamo che ci interessa un po' di più. Se il mio modo, la mia sequenza lambda elevata alla k, un lambda che è compreso fra 0 e 1, esclusi gli estremi, quindi io adesso sto analizzando questo segmento qua, 0, 1, esclusi gli estremi, allora faccio disegnare al MATLAB e lui disegna questa funzione qua. Beh, non è così, non è solamente una somiglianza quella con una funzione esponenziale. E in effetti io posso, diciamo, sfruttando il fatto che questo è proprio, diciamo, anche un campionamento della funzione esponenziale, un opportuno passo di campionamento, io posso definire per analogia col tempo continuo una costante di tempo. La costante di tempo non è definita nel tempo discreto, ma la definisco per analogia. E come ci arrivo alla costante di tempo? Piuttosto che darvela così, voglio far vedere i passaggi con cui si ottiene la costante di tempo. Questa è la mia sequenza nel tempo discreto. Ora, senza alterare la funzione, io voglio, diciamo, riscriverla in maniera tale da mettere in evidenza, che questa funzione è parente di un esponenziale. Da qualche parte trovate anche chiamata esponenziale discreto. Va bene? Quindi, che cosa faccio? Beh, faccio un'operazione, fra virgolette, inutile, perché se io faccio e elevato al logaritmo naturale di lambda elevato alla k, diciamo, sto applicando un operatore e il suo inverso, come se non l'avessi fatto, però questo mi consente di fare cosa? Prima di sfruttare la proprietà dei logaritmi, per cui logaritmo di un numero elevato alla k è uguale k per logaritmo del numero. Quindi questo passaggio qui è la proprietà, dato alla proprietà dei logaritmi. A questo punto io che cosa osservo? Che qui ho l'esponenziale, k è il mio tempo, e allora, beh, allora io avevo elevato a lambda t, in cui lambda contiene l'informazione delle costanti tempo, che è meno 1 su tau. Allora io faccio la stessa cosa, io riscrivo questa qua, facendo comparire lambda, che sarebbe meno 1 su tau, e scrivo elevato a meno kt su tau, in cui tau io lo impongo uguale, guardate, no meno 1 su lambda, meno 1 sul logaritmo naturale di lambda, semplicemente mi viene dai calcoli. Ok? Quindi, ancora una volta, lambda contiene l'informazione sulla costante di tempo, però qui è un po' più subdola. Perché? Perché nel tempo continuo, se io raddoppio lambda, dimezzo la costante di tempo. Quindi quando io vado a fare una progettazione del tempo continuo, spostamenti di lambda, perché per esempio per trial and error, oppure
perché io dopo vado a raffinare i guadagni sul sistema reale, vado a tarare meglio i guadagni. Spostamenti di lambda sono abbastanza intuitivi, proprio per quel concetto che lambda è la costante di tempo, se raddoppio di mezzo, se ce n'ho una che è il doppio dell'altro, so quali sono i rapporti che ci stanno fra le costanti di tempo. Questo legame qua, invece, è molto poco intuitivo. In particolare, questo significa che se io sposto lambda da 0,9 a 0,8, per esempio, la costante di tempo ha un comportamento che è completamente diverso rispetto al caso in cui io la spostassi da 0,4 a 0,3. Quindi è molto poco intuitivo. Okay? Viene più difficile fare dei ragionamenti, anche se ci si lavora normalmente, diciamo, anche ovviamente dice sì, lo vedo solo per un corso, non è intuitivo, va bene, no, ma anche se ci si ha a che fare con frequenza, rimane poco intuitivo. Ok, quindi però abbiamo una costante di tempo. Ovviamente, guardate, questa tau qua non va interpretata in secondi, ma in campioni, per cui poi va, diciamo, approssimata all'intero più vicino, per cui quando magari è un numero piccolo ha un significato abbastanza discutibile questa cosa. È un ordine di grandezza, questo sì. Ok. Questo è il solito disegnino in cui io metto due valori vicini fra di loro e tocco con mano che nel tempo discreto, quando lambda è più vicino all'origine, il modo associato è più veloce. Ok? Ora qui io disegno lambda appartenente a meno 1, 0, esclusi gli estremi, per cui io sono in questo segmento qui. E beh, che cosa succede? Succede che io prima ho lambda elevato alla 0 che è 1, poi ho lambda elevato alla 1 che è un numero negativo, perché lambda è negativo, quello che è. Poi ho lambda elevato alla 2 che è un numero positivo, per cui io, per quanto riguarda il modulo, io riconosco abbastanza facilmente che questo inviluppo è lo stesso di quello che avevo con la lambda, diciamo, simmetrico rispetto all'asse, però cambia di segno ogni volta. Beh, se io cercassi un equivalente nel tempo nel tempo continuo, questo non esisterebbe. Non esiste, non c'è. Ed è anche poco ingegneristica, è una cosa del genere, cioè, matematicamente ci sto qua, ma dal punto di vista ingegneristico io non riesco a immaginare una cosa che io abbia piacere che evolva in questo modo. Se lo metto nell'origine è una cosa un po' strana. Il primo campione vale 1 e poi vale sempre 0. Va bene? Se ora ci spostiamo con l'indice doppio, allora K per lambda elevata alla K, di fatto, con lambda maggiore di 1, e questo, diciamo, ovviamente diverge. Con lambda uguale 1 mi ritrovo nella stessa situazione di prima, ossia del tempo continuo, quando l'autovalore era nell'origine, avevo t per elevato a lambda t, cioè sarebbe solo t, qui ho solo k, e questa è una retta. Anche questo è il caso in cui lambda appartiene al segmento 0,1, cioè k per lambda elevato alla k meno 1, anche in questo caso io posso osservare che l'inviluppo di questa sequenza, diciamo, trova piena corrispondenza con il caso tempo continuo. E quindi anche tutte le considerazioni, diciamo, ce le risparmiamo. Autovalore complesso con indice unitario, modo associato è il modulo di lambda elevato alla k per il coseno di theta k con il modulo maggiore di 1, diverge con un inviluppo che è quello, diciamo, che abbiamo già visto, ma con il contributo del coseno che gli fa cambiare segno. Se poi io lo prendo a modulo unitario, ottengo, beh, il coseno di theta k, quindi sto di fatto praticamente campionando una funzione coseno. E in maniera del tutto analoga al caso tempo continuo, però a questo punto
io vedo che il concetto di, diciamo, di frequenza si sposta su teta, ok? E questo non ci dovrebbe sorprendere, perché se noi ricordiamo anche il passaggio SZ, noi ci ricordiamo che uno dei possibili mappature era quella che mappava tutto l'asse immaginario nella circonferenza unitaria. Quindi voi facevate proprio una specie di deformazione. Poi la circondavate anche infinite volte, perché chiaramente nel tempo discreto sappiamo che stiamo campionando, c'è cioè anche il teorema di Shannon, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista, diciamo, della analogia tempo discreto e tempo continuo, sappiamo che l'origine si sposta nel punto 1, questo è l'integratore, per esempio, no? E poi che l'asse immaginario in qualche modo si accartoccia sulla circonferenza unitaria. Per cui non ci sorprende il fatto che il concetto di frequenza adesso me lo trovo spostato qui sul con teta, quindi sposto il puntino sulla circonferenza. Ok, a questo punto andiamo col modulo minore, diciamo, di 1, compreso fra 0 e 1, escludendo sempre gli estremi, e questo è la mia funzione, e a questo punto anche non ho difficoltà a riconoscere che l'inviluppo di questa funzione è uguale a quella del tempo continuo elevata dal fattico sino di omega t con alfa minore di 0. Ok, e quindi a questo punto facciamo anche la stessa cosa, e cioè questi autovalori hanno lo stesso modulo, ho cambiato il teta, e forse il disegnino lo potrei, diciamo, rifare per far toccare un po' con mano che qua ci sono dei teta diversi. Comunque voi vedete che l'inviluppo è lo stesso, però, diciamo, uno è più in alta frequenza rispetto all'altro. Ok, concludo con, diciamo, ciò che ho fatto anche per l'altra volta, con questa mappa di tutti quanti i modi. E guardate, non è un caso se tutti quanti i modi si vanno, proprio anche graficamente, no? Vanno tutti in questa zona qua. Se voi ci pensate, in questa zona qui, questa che io adesso con il mouse sto un po', diciamo, cercando di evidenziare, è la zona in cui se io faccio il passaggio SZ con un passo di campionamento sufficientemente piccolo, non perdo, non applico Shannon, non perdo informazione, eccetera, eccetera, io me li ritrovo qua i poli nel sistema dati campionati, perché è questa la zona in cui, fra virgolette, io mi trovo a lavorare quando attacco un controllo digitale a un sistema tempo continuo. È difficile che io mi trovi a lavorare in altre zone, perché qui, diciamo, che il campionamento, e questo non so se ve lo ricordate SZ o l'avete fatto o meno, diciamo, comincia a essere fatto in maniera discutibile, e i risultati che ottengo possono avere alcune controindicazioni. Qui, non, che io sappia, non mi trovo mai, non mi è mai capitato di avere a che fare con cose del genere. Per cui, solo graficamente ho fatto la lineetta con il pallino, perché avevo anche fatto la versione, diciamo, con o solo pallini oppure con la stessa, diciamo, opzione grafica dei grafici che abbiamo visto fino adesso, però non si vedeva nulla. Invece così spero si capisca, insomma, un po' meglio. Ok, e questo qua è il caso con l'indice doppio, va bene? Quindi questo è semplicemente, ho fatto pure questo, anche se non aveva senso quello ancora, questo ha ancora meno senso. Ok, e quindi, diciamo, con questo avete domande, stoppo la registrazione.